Salve a tutti porca puttana. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con la carriera, nuovo episodio, ma prima di iniziare volevo presentarvi ufficialmente un nuovo arrivo in famiglia. Non so tra l'altro quando voi lo vedete, chi mi segue sui social già l'ha visto tempo fa e già ha capito di cosa parlo, perché comunque mi ero registrato un po' di video di carriera, ma sto parlando di un arrivo direttamente insomma dal cuore. Ovvero di questo arrivo qui, signori. Ho fatto un casino della Madonna, tra l'altro, ma lasciamo stare. La terza maglia della Roma, presa dal Roma Store ufficiale. E che dire, io la vado subito a mettere perché mi sembra doveroso. Ed eccola qui, mi sta pure un po' grandina. No, vabbè, la taglia è la mia, però dietro tra l'altro devo ancora farci mettere nome e numero, che sarà rigorosamente Marconi 7. Quanto è comoda, è la prima volta che me la metto, ve lo posso assicurare. Mi sento molto importante, questa maglietta molto professionale e poco youtuber, quindi non ha senso quello che ho detto, però vabbè. In questo episodio, signori, andremo a giocare parecchie partite, penso 4 partite, adesso vediamo un po'. Siamo pronti a giocare contro il Cagliari, tra l'altro partita nella quale vedremo anche il debutto di Pierre-Emerick Aubameyang, il nostro ultimo acquisto. Molti di voi tra l'altro mi hanno confermato che sarebbe stato giusto scambiare Higuain con un altro attaccante, non solo per il fatto che fosse in scadenza, ma io l'ho scambiato soprattutto per quello, ma anche perché comunque secondo molti Higuain non era l'attaccante che faceva il caso mio. Stesso discorso che si ripeteva insomma con Dzeko esattamente un anno prima, quando poi abbiamo ceduto Dzeko e preso Higuain. Insomma, vedremo chi è l'attaccante perché fa il caso nostro. Sicuramente Aubameyang è utile anche per tornare all'attacco a 2 volendo, perché potremo cominciare a ricambiare modulo di tanto in tanto. Detto questo, signori, andiamo a giocare all'Olimpico contro il Cagliari. Ben 6 gol all'andata segnati contro questa squadra. Tra l'altro lì dovrebbe registrare tutto, perché all'andata c'era stato quel problema di gameplay. Non ci dilunghiamo, andiamo all'Olimpico e forza Roma. Tutto pronto per l'inizio di Roma-Cagliari. Il calcio d'inizio che ha affidato ai giallorossi. Anche il primo pallone toccato in giallo rosso da Aubameyang. È cominciata la partita. Partire il Cagliari, bravo Insigne. E quindi ancora Roma con De Rossi. Sta partendo Pjanic senza palla. Lo cerca Daniele, bella palla per Pjanic. Al volo col destro, il pallone in alto sopra la traversa. Tutto campo Murru, pronto ad andare. Murru, le finte. Ancora Murru, poi il cross in mezzo. Scuffet, facile. Occhio che c'è dentro Aubameyang, visto e servito. Sta ripartendo Insigne, l'ho visto Aubameyang che gliela lascia. E la può partire l'ex napoletano, che può metterla in mezzo dove c'è ancora Aubameyang. Deviazione, palla in angolo. Roma che continua a farsi sentire, senza però in maniera clamorosa. Guarda la palla di Insigne, cerca un angolo teso sul primo palo verso Maghir. Barella ha capito tutto e la rimette in angolo. Schema provato dal numero 22. C'è ancora dalla bandierina. Riparte Insigne verso Aubameyang, prima di lui Stolari. Poi pare per Pjanic, prova il volo, deviazione, la palla resta lì. Manolas, Costas Manolas, Roma in vantaggio al 19° minuto. 1-0 per noi dopo un grandissimo destro dalla distanza di Pjanic, deviato per la palla che è rimasta lì e facile facile a porta sguarnita, l'ha messa dentro Costas Manolas. La Roma passa in vantaggio al 20° del primo tempo. Ora Farias al limite, cerca spazio, palla dentro, è solo Melchiorri in mezzo, poi il palo del Cagliari e alla fine il gol di Melchiorri. Roma ferma però questa volta, Roma che ha concesso il pareggio ai rossoblù, come era successo all'andata, ma vorrei rivedere giusto per capire cos'è successo, perché la difesa è stata ferma e lo abbiamo visto. Melchiorri prova a darla dentro, il palo di Gio Pedro e poi tutti fermi, palla in rete. Quindi una volta di sorpresa all'unico affondo pericoloso del Cagliari, è 1-1 all'Olimpico. E poi dentro per Salari, parte il nazionale Gabon che viene servito adesso. Aubameyang al limite cerca spazio, Story riesce a chiuderlo. E poi ancora Aubameyang senza fallo, Aubameyang può calciare in porta. La palla poi termina sul fondo, decisiva la deviazione di Benedetti. Bella azione della Roma, Capardio qui e Aubameyang. Parte Insigne, fuori per Pjanic, c'è anche Depay al limite. Servito Depay, prova a piazzarla, palo dell'olandese. E Roma vicino al vantaggio. Vicino De Rossi. C'è anche Salah. Salah dentro per Depay al limite, cerca spazio, dentro per Insigne che non riesce ad andare alla conclusione. Grande recupero difensivo del Cagliari, Depay di testa, Manolas, non trova Depay, il pallone lo ritrova Maghir, è rimasto giù però Memphis. Insigne, per Aubameyang si è ripreso Depay che scatta, servito bene dal giocatore del Gabon. Depay dentro, alza il pallone per Insigne, Storari mette fuori, poi palla verso De Rossi, di testa per Salah, non arriva, arriva Farias sul pallone. Tocco, allora riparte il Cagliari veloce come il Chiori dentro per Sau,
che vanno contro uno con una lata, filato Savu a calciare, rientra Savu, cerca il cross, Florenzi, ma la palla rimane lì, Melchiorri ancora, l'assist, il tiro sul palo, con scuffetto decisivo, e poi Maghira allontana, la Roma rischia clamorosamente di andare sotto, di testa De Rossi a cercare Ricci, ancora Cagliari, Cerri, Cerri addirittura in zona tiro, poi va dentro il tiro, scuffetto, e il Cagliari rischia anche di vincerla, ma è clamoroso. Sembrano dopati negli ultimi 10 minuti. Il cross di Giova Pedro, scuffetto coi pugni. Cercare Aubameyang, ma ovviamente non ci sarà tempo per la ripartenza. Aubameyang si appoggia a De Rossi, finisce la partita. È 1-1 all'Olimpico, un passo falso della Roma clamoroso. Ben peggiore di quello di Genova. Udinese in campo con Burkic, Piris, Newton, Danilo. In difesa, Guglielmo, Lodi, Wittmer, Zielinski e Silva al centrocampo con Zapata e Pato davanti. Udinese che ci ha fermato all'andata sul punteggio di 1-1, una partita che assomigliò molto a quella che abbiamo giocato pochi giorni fa contro il Cagliari, per vari motivi insomma, tra l'altro Roma che sbagliò anche un rigore. Questa è la Roma con Andrakowski, Castano, Titi, Wallace e John, Nainggolan, Venchera al centrocampo, Degard, Salai, Turbi alle spalle di Pierre-Emerick Aubameyang, che non ha giocato male col Cagliari ma non è riuscito ad incidere, e questo può influire soprattutto per un attaccante, quindi sarà importante soprattutto per lui che trovi il gol stasera, speriamo bene, forza Roma. Adesso ci prova Iturbe a ripartire, chiama il pallone Aubameyang, Iturbe lo vede e lo serve, se viene a prendere basso Aubameyang e poi riparte ancora Iturbe, servito bene, converge Iturbe che cerca spazio, è passato in rigore Iturbe, è affondato, calcio di rigore a favore della Roma con il fallo su Iturbe e quindi occasione dagli 11 metri. Come all'andata, arriva anche un giallo per Guglielmo. Parte Aubameyang, risposta di Burkic, non è possibile, non è possibile, è incredibile quello che sta accadendo. Poi con il cross per Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang si rifà subito il primo centro in maglia giallorossa, colpo di testa imparabile per Burkic che gli aveva appena detto di no dagli 11 metri, grande palla di Iturbe e gran colpo di testa dell'attaccante della Roma che porta avanti i suoi, e andiamo così 1-0. Vuole ripartire in contropiede della Roma, Odegaard la lascia a Benchere, sta partendo Salah senza palla, sta partendo anche Aubameyang, Salah lo cerca al volo, Aubameyang prova la rovesciata, Burkic, sarebbe stato un grandissimo gol, non è riuscito a dare potenza necessaria al pallone, tra l'altro anche con il sinistro che è il suo piede debole, sbaglia anche l'Udinese, quindi Odegaard, palla per Aubameyang, sta ripartendo Odegaard, Aubameyang la tiene, trova proprio Martin Odegaard, occhio al movimento di Wenger che però si allunga il pallone, ma l'Udinese sbaglia ancora, sarà calcio d'angolo per i giallorossi. Adesso qui c'è fuori Wenger, quindi Nainggolan lo cerca, palla buona per William Wenger, in zona tiro, prova a calciare con il destro, la risposta di Burkic. Che lancio per Iturbe, buono il pallone, partito Ricci, attenzione alla palla dentro per lui, magica quella palla per Ricci che prova ad andare, Ricci ancora, torna sul sinistro, Ricci poi chiuso all'ultimo, ma se la riprende anche, gioca il pallone per Salah, va dentro ancora Ricci, servito Ricci col sinistro, Burkic la tiene lì, che occasione per la Roma, palla centrale, Ricci poteva rifarsi per il rigore sciupato all'andata, non c'era quasi riuscito. È finita la partita, la Roma torna a fare 3 punti, non convince per niente la formazione giallorossa, che però riesce a vincere, questo è l'importante per riconquistare fiducia, 3 punti importantissimi che sganciano definitivamente l'Udinese, adesso siamo a più 4 sui friulani e bisognerà battere anche il Napoli nel prossimo turno per presentarci bene anche alla sfida di Champions col Barcellona, guardate il possesso palla e ho detto tutto. Allora, la classifica dice questo, dice che siamo costretti sicuramente a vincere per mantenere insomma il terreno di Juventus e Lazio, e vincere anche è importante per sganciare, come dicevo prima, il Napoli in classifica, andare a più 3 sui partenopei. A inizio stagione erano andate entrambe favorite per lo scudetto, invece alla vigilia della doppia sfida di Champions League contro il Barcellona, Roma e Napoli giocano per il 4° posto. Buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico, dove stanno scendendo in campo queste due formazioni per la 25esima giornata del campionato 2016-2017. Ci sono anche degli ex in campo, perché nella Roma scende in campo Insigne, che tra l'altro segnò nella sfida d'andata un gol pesantissimo, quindi 3-2 per la Roma. Nel Napoli invece c'è Strootman dal primo minuto, tra l'altro con la fascia di capitano. Queste le due formazioni, una Roma che scende in campo con una formazione insomma titolare, non, quindi non definitivamente rimaneggiata, però ovviamente se la gara si metterà come ci auguriamo noi, nel modo migliore, potremo anche
cambiare qualcosa a partire il corso, anche perché poi affronteremo gli alieni del Barcellona tra 3 giorni. Questo è Pjanic, in verticale per Insigne, che arriva bene, Insigne poi cerca di alzarla per Aubameyang, palla magica di Insigne, bravissimo anche Kyrgios però a proteggere su Aubameyang. Impressione ancora Aubameyang, bella palla recuperata poi dentro per De Rossi, che arriva con leggero ritardo, le sue finte, rientra nella fase interna del campo. Ancora Goulam, lascia Allan, ancora Goulam, palla dentro per Gabbiadini in porta, Scuffetta la tocca, ma non basta, il Napoli in vantaggio all'unica azione dopo 16 minuti, passano con Manolo Gabbiadini, un'azione che comunque è stata avvolgente, e trovano il vantaggio che potrebbe pesare, speriamo che questo non accada. Cerca il cambio di gioco, bravo Insigne che si mette in mezzo, poi palla dentro per Aubameyang che prova nell'aggancio, difettoso Chiri che è salito per Reina, c'è Aubameyang, la palla è sul fondo, ma questo è un fenomeno ragazzi, è instancabile perché riesce sempre a, oltre a recuperare un sacco di palloni, perché quello che ha fatto, riesce sempre a mettere in apprensione la difesa avversaria, e questa volta per poco non toglie palla Reina, ma ancora Aubameyang che si era ripresa, in rigore Aubameyang, c'è al centro sempre Insigne, Aubameyang la mette dentro, Koulibaly ma era stanco, poi Ciroci regalano l'angolo. E qui è sbagliato anche il Napoli, quindi attenzione, forza ragazzi. Parte Insigne, fuori per Scerni, palla sul mancino, Scerni torna sul destro, zona tiro, può calciare, c'è una deviazione, la palla si impenna, Reina la tiene. E allora riparte la Roma in contropiede con la velocità di Lorenzo Insigne, che è partito, si allunga forse troppo il pallone, senza forse, ma poi se lo riprende pure, c'è dentro Aubameyang, anche il movimento di Depay, servito ma in porta, Depay defilatissimo contro Reina, Depay sul fondo! Non è possibile, non è possibile. Loro ci segnano ogni volta che hanno le occasioni. Noi per fare un gol dobbiamo chiamare Papa Francesco. Inese intanto. Il bravissimo Insigne da terra. Poi palla dentro per Scherni. Attenzione c'è anche Aubameyang che però fine fuori gioco. Allora Scherni la porta. Arriva anche Insigne dietro. Servito. Insigne. Col sinistro. Reina la tocca. Attenzione Muchan. Calcio d'angolo per la Roma. Il miracolo su Insigne che si dispera. Che occasione per la Roma. Rivediamo. Col piede Reina. L'ha tolta dalla porta. Parte Insigne, palla verso Manolas, poi Maguire, Reina ancora! Incredibile! Incredibile! Qui Maggio, bravo Depay che gli strappa il pallone, è ripartita la Roma con la velocità di Memphis che deve rifarsi per l'errore del primo tempo. Depay con Aubameyang al centro, palla dentro Aubameyang sul fondo! Non è possibile! Non è possibile! Ma ci rendiamo conto! Reina ha battuto, Reina aveva battezzato l'altro palo! Per Pjanic, c'è Depay al limite, servito Memphis, va dentro Insigne, palla per lui, Insigne al volo! Reina! Cosa ha preso? Ma cosa ha preso Reina? Poi Pjanic, cerca Aubameyang, lo cerca malissimo però, palla allontanata. Ancora Roma con Emerson, c'è Uchan che poi la gira, occhio a Depay, dentro per Insigne, va dentro ancora Depay, Insigne lo vede, lo segue Depay! L'ha presa poi Pjanic! Milan Pjanic, il pareggio della Roma al 70esimo. Reina ha preso l'impossibile, ma abbiamo segnato lo stesso, ragazzi. Guardate anche qui che azione che abbiamo tirato fuori. Altro 1-2 con il miracolo. È vero che Depay ha provato solo a metterci il piede e quindi gliel'ha cacciata addosso. Poi Pjanic con la fascia di capitano segna il gol del 1-1. La Roma non muore mai. E adesso andiamo a vincere. Loro però. Poi attenzione a Nainggolan che arriva del pallone, Nainggolan in rigore, Nainggolan, Reina arriva Depay, no! L'ha lisciata Depay, ragazzi, poi Aubameyang, Reina! No, Depay dice non è possibile, giustamente, a parte il fatto che lui l'ha lisciata e a momenti lo ammazzo. Calcio d'angolo per la Roma, mamma mia ragazzi, che partita, che sofferenza questo Roma-Napoli. 10 al 90esimo, parte i turbe verso Uciani, il colpo di testa di Alcanduri, ancora calcio d'angolo, spettacolo. Ora Iturbe cerca spazio, Iturbe forse se l'allunga, va fuori da Depay, cerca il destro, deviato, Aubameyang, fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco, è finita così, è finita 1-1 allo Stadio Olimpico tra Roma e Napoli, è finita con l'amaro in bocca per i giallorossi che... Ragazzi, non sono riusciti a segnare in nessun modo. Non sono riusciti veramente a segnare in nessun modo. Adesso siamo sopra perché sicuramente per la differenza reti, considerando come conta il campionato, e comunque sia, anche negli scontri diretti siamo messi meglio con loro, visto il 3-2 dell'andata. Ma stasera, ragazzi, anzi oggi pomeriggio, è successo l'impossibile. La palla non voleva entrare alla fine, tanto per farci credere chissà che.
abbiamo segnato anche il fuorigioco e quindi il gol è stato annullato. Partita incredibile, partita che solamente le statistiche possono definire. Eccole lì le statistiche, le state vedendo. Quindi non dovevamo vincerla, fa niente. Comunque è stata una partita spettacolare, ragazzi, una partita veramente meravigliosa. Io sono carichissimo e quindi vi butto dentro anche la quarta partita di questo episodio, che sarà Barcellona-Roma. Panoramica spettacolare sul Camp Nou di Barcellona. Stavo pensando che le sfide facili non fanno per noi, e questo già lo sapevamo. Che non fanno per noi lo sapevamo, ma per noi è veramente impossibile trovare una sfida che sia semplice, considerando che il Barcellona probabilmente una volta ogni 10 anni non vince il proprio girone e arriva seconda, e noi abbiamo beccato proprio quest'anno gli ottavi di finale. Questo sembra assurdo, però ci fa capire che per andare avanti in questa competizione dobbiamo dare veramente il 110%, toglierci quelle soddisfazioni che purtroppo il campionato quest'anno non ci stiamo togliendo. E allora buonasera a tutti e buon divertimento contro gli alieni che vedete in campo, il tridente composto da Messi, Suarez e Neymar. Ma tutto rispetto per gli altri, c'è anche un Antonio Candreva a centrocampo nel Barcellona che sa molto di FIFA, però comunque ci fa capire che anche loro si muovono sul mercato. Questa invece è la Roma con gli 11 titolari che non sono al meglio, vedete Pai, Insigne, Aubameyang, che hanno giocato contro il Napoli, però una Roma che ovviamente non poteva che proporre questi 11 stasera. Forza ragazzi, diamo il massimo, vediamo che succede. Molti ci danno già con un piede fuori dalla Champions League, ma noi sappiamo giocare queste sfide impossibili apparentemente, e soprattutto sappiamo compiere tantissimi miracoli, lo abbiamo dimostrato nella nostra avventura. E allora è tutto pronto dal Camp Nou di Barcellona, è cominciata Barcellona-Roma, ottavi di finale d'andata di Champions League. Young se la tiene il pallone, lo offre adesso a Aubameyang, che però non può arrivarci, poi da fastidio a Mascherano gliela porta via nel rigore. Aubameyang a rimorchio, sta arrivando Insigne! Lorenzino Insigne segna solo in partite importanti, ha segnato al Real, ha segnato a Napoli e segna pure al Barcellona. Al 10° minuto la Roma in vantaggio, incredibile, ma quanto è importante questo attaccante che abbiamo preso. Ha recuperato 5 palloni in 3 partite, incredibile. 5 palloni decisivi ovviamente, perché poi ci sono tutti gli altri. Aubameyang si presenta così al Camp Nou, non è al massimo ma riesce a fornire l'assist per Insigne, la Roma in vantaggio. Ed è stato fondamentale segnare in trasferta, adesso dobbiamo se possibile continuare a segnare e continuare soprattutto a sognare. Attenzione alla posizione perché Messi ovviamente da lì può far male. C'è anche Adriano sul pallone. Va Messi sul palo di Dragoschi e poi John, la palla rimane lì 1-1. L'ha calciata in maniera stranissima Messi, e probabilmente nemmeno Dragoschi si aspettava che la calciasse così, perché ha calciato sul palo del portiere e ha fatto il massimo il nostro di portiere. Poi sulla ribattuta purtroppo non siamo riusciti ad allontanare in maniera sveglia e hanno segnato subito il pareggio con Busquets. 1-1 immediato e torniamo coi piedi per terra. De Rossi che allarga per Salah la sua corsa, viene il pallone in campo, occhio al movimento di Aubameyang, lanciato ancora in verticale, Aubameyang ci arriva su Boateng, Aubameyang defilato ancora, la mette in mezzo, Boateng l'ultimo a toccare, sarà calcio d'angolo. Partita spettacolare da questi primi 20, tanti capovolgenti di fronte. Ora parte Insigne dalla bandiera, il cross teso verso Salah, Iniesta viene di lui e altro angolo per la Roma. Yes. Adriano va in verticale da Neymar che è fuggito a Salah. Florenzi in ritardo, Neymar, attenzione, Neymar defilato, punta Florenzi, poi la mette in mezzo, arriva Iniesta, traversa, l'ha toccata Dragoschi ed è stato decisivo l'intervento di Dragoschi. Che parata che ha fatto, l'ha messa sulla traversa, si resta 1-1. A ripartire la Roma, la sua corsa, chiama palla Aubameyang in verticale, Salah ci mette nulla a servirlo, attenzione che c'è anche Depay che taglia, Aubameyang se ne è accorto perché c'è anche Nainggolan che andava in porta, palla dentro, non arriva Nainggolan all'appuntamento col pallone. Con le mani di Dragoschi a cercare Aubameyang che riesce a spizzarla per De Rossi che sicuramente non è un velocista, quindi rimanda Aubameyang che va solo davanti al portiere, liscio clamoroso al difensore, Aubameyang contro Bravo! Aubameyang riporta in vantaggio la Roma al 45esimo in pieno recupero, 2-1 per noi, e diventano 2 gol segnati in trasferta, quindi questo è molto importante. Ma noi pensiamo ai gol in trasferta, non pensiamo che questa è una partita spettacolare e clamorosamente il Barcellona è sotto in casa contro di noi. Depay, c'è Insigne che è partito, servito Insigne che può andare, lo trattiene Mascherano, Insigne defilato, al centro sempre Aubameyang, la palla è bassa per lui, rimane lì, bravo l'ha presa, poi sarà liscio, incredibile. E poi viene fischiato cosa? No, si è rotto Castagne, è il momento migliore della partita. E quindi lascerà il posto a Magir per questa partita e a Umtiti per le prossime.
Poi vedremo anche quanto starà fuori. Ma torniamo a pensare al match. Perché la Roma ha sfilato il 3-1. Adesso Candreva è uno schema. Neymar mette giù, può calciare, va da Messi. Invece Nainggolan ha capito tutto. È ripartita la Roma ancora. Attenzione che è un 3 contro 1. Con l'apertura per Aubameyang. Adesso 1 contro 1 di Aubameyang, che può puntare e saltare Mascherano. Anzi no, è Adriano. Eccolo qui il pane per Nainggolan. Nainggolan, Nainggolan! 3-1 della Roma. Non ci posso credere. Al Camp Nou, contro la squadra più forte del mondo. 3-1. Pazzesco. Roma ne fa 3 e qui che contropiedisti che siamo. Che contropiedisti che siamo. Ancora Aubameyang per Nainggolan, protagonista assoluto, l'ex attaccante del Borussia Dortmund, di questo episodio in generale. 3-1. Continuiamo a sognare, ragazzi. Tutti a guardare l'arbitro. Dragoschi sul pallone, pronto a rinvio. Finisce qui. Game over al Camp Nou. Ha vinto la Roma. Espugnato il loro stadio. Lo stadio dei più forti del mondo, dei più forti d'Europa. Ha vinto 3-1 la nostra Roma. Con le reti di Insigne, Aubameyang e Nainggolan, ma in tutti e tre i gol c'è stato lo zampino dell'ex attaccante del Borussia Dortmund, che sicuramente è l'uomo decisivo di questa rinascita della Roma. Signori, così finisce questo episodio epico a parer mio, e quindi vi chiedo di lasciare un bel pollicione, anche perché non ho più voce. Ma che partita avete visto? L'unica cosa è che dobbiamo riprenderci in campionato a tutti i costi, e quindi lo proveremo a fare con i vostri consigli, che ovviamente voglio seguire qui sotto, perché non possiamo terminare quarti in campionato e poi fare queste imprese in Champions League. Il mio italiano comunque ha dei problemi ultimamente, lo sto notando sempre di più. Vabbè, comunque vi do appuntamento tra pochissimi giorni con un nuovo episodio. Vi do appuntamento tra pochissimi giorni, chiaramente anche con altri video. Vi invito a seguirmi sui social, e quindi passate in descrizione, perché pubblico sempre cose inerenti, carine e pornografiche, magari quello no. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo nei prossimi video. Bella, regà. Attaccare per Insigne. Attenzione, Insigne che allarga. Depay è partito davanti a Marchetti. Depay!